Neva Masquerade. Il nome deriva dalla Neva, che è un fiume dove furono trovati i primi esemplari di questa razza, che è il fiume di Pietroburgo. Ipoallergenici perché hanno una produzione della proteina secreta della ghiandole salivari che è molto molto bassa rispetto agli altri gatti. Anche un gatto ipoallergenico 350 provenienti dai migliori allevamenti italiani e non solo, presenti all'esposizione organizzata dal Serenissima Cat Club a Montecchio, che questo fine settimana ha richiamato numerosi appassionati. 4 i giudici internazionali al lavoro per eleggere il più bello della mostra. Molte le razze in gara, dai certosini e siamesi, dai norvegesi e persiani. 2 rassegne speciali, tutte dedicate agli Sphinx, i gatti nudi e ai Ragdoll. Allora, guarda, questo è un persiano, un classico persiano. È il colore che è molto particolare perché è uno smoke. Persiano è una razza che mi ha sempre affascinato, una razza bellissima. Con noi i gatti d'esposizione stanno in casa tutto l'anno. A prossimità delle esposizioni si incominciano ad effettuare delle cure più precise. Questo è un ragdoll. Ragdoll tradotto in italiano vuol dire bambola di pezza. Un carattere rilassatissimo. Prima dell'esposizione si deve tolettare il gatto perché una delle principali cose è presentare bene il gatto con un bel pelo, pulito, lucido, morbido. Abbiamo i gatti di tutte le categorie rappresentate, quindi quelli a pelo corto, quelli a pelo semilungo, quelli a pelo lungo, la categoria siamesi orientali e abbiamo anche una bella rappresentanza di gatti di casa, vale a dire i gatti senza pedigree che vengono dalle nostre abitazioni. Come vedete dal pubblico l'interesse aumenta sempre, ecco, assolutamente. Aumentano anche gli espositori? Sì, aumentano gli espositori e aumentano anche le mostre ovviamente, quindi ci dobbiamo dividere un po' di più. Gli espositori, però, diciamo, se tutte le mostre andassero così, benissimo, ecco.